Dove ci troviamo? Qui al buio, in un sentiero di montagna. Ci troviamo a Tramonti. Tramonti significa proprio appunto tra i monti. È uno dei comuni della costiera amalfitana, brava gente. E queste sono le strade dei tanti comuni di cui vive la costiera. Pensate, questo comune ha 13 frazioni. Dico bene, Emiliano? Sì. E da qui partono, è la patria della pizza, brava gente, quindi vi ho detto anche il motivo per cui ci troviamo qui dopo una tappa di riposo dalle nostre riprese che stiamo facendo. Vi ricordo sempre 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre, brava gente, alle 3 su Rai 3. Ma andiamo al motivo del nostro stare insieme, Abbiamo visto anche sorella volpe, brava gente, una volpe. La volpe è diversa dal lupo, giusto? Certo. Ecco, non era un lupo, era una volpe. E andiamo avanti, brava gente. Ascoltiamo. Lorenzo, da qui sono partiti tanti, tanti tramontani dagli anni 60, la grande emigrazione, e oggi risiedono specialmente nel nord Italia. Non c'è città italiana dove non ci sia una pizzeria gestita da persone di Tramonti. Hai capito? Che salutiamo, naturalmente. Che salutiamo tutti i pizzaioli, allora, sì. tutti in quanti. In Piemonte, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Veneto, tantissimi, e andare lì è come tornare a casa, padre Enzo, trovare eccoci qua. La genuinità di Tramonti. Bene, andiamo al motivo del nostro stare insieme, Emiliano, leggiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, essi si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di compiere davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Eccoci qui, brava gente, eccoci qui allora. Abbiamo ascoltato questo Vangelo che già un po' ci prepara all'avvento, potremmo dire, domenica prossima, la prima domenica dell'avvento. Già ritorna un tema che ci accompagnerà come preparazione a Natale, cioè quello del vegliare, brava gente. E i tre grandi rischi che incontriamo nella vita sono la dissipazione, le ubriachezze, quando uno non solo si ubriaca fisicamente col vino, ma si ubriaca di cose, pensando di trovare il tutto in queste cose che lo fanno stare così intontito. E gli affanni, qui un po' tutti ci siamo dentro, perché tutti quanti ci affanniamo, a volte giustamente, per tirare avanti la baracca, la famiglia, l'azienda, il lavoro, l'impegno, una comunità. Però il Signore ci dice: state attenti, brava gente. L'invito di oggi è vegliare e pregare. Ci prepariamo a Natale con una parola breve, ma quando mai intensa. State attenti a voi stessi. A me viene in mente, quando Gesù dice queste parole, quello che mi diceva il papà, la mamma, ma penso anche a ciascuno di voi: stai attento. E il Signore si comporta come un fratello, come un amico, come un genitore, come un padre, appunto. State attenti. E ce lo ricorda l'Evangelista Luca. Vegliate in ogni momento pregando incessantemente. Gesù ci incoraggia per far nascere in ciascuno di noi la speranza e la fede. Nei momenti difficili, quando siamo messi alla prova, negli snodi della storia, nelle persecuzioni, nel caos, vedete, la parola ci rimanda a quello che è il motivo principale della nostra vita: essere creativi, entrare nella logica della creazione, brava gente, cioè tirare fuori tutte le energie che abbiamo dentro. Quante volte l'abbiamo detto e quante volte ce lo dobbiamo dire, brava gente?
così da un incidente, da una prova ardua al lavoro, da una crisi familiare, da una pandemia, da un momento difficile, da una crisi economica, da una situazione tragica, brava gente, non perdiamo la bussola, non perdiamo la bussola, brava gente, mi raccomando. Io qui ho scritto, in questi momenti abbiamo un'occasione, cioè ne possiamo uscire migliori, ne possiamo uscire migliori, brava gente, ne possiamo uscire migliori, lo sottolineo, lo sottolineiamo, ne possiamo uscire migliori? Ce lo diciamo tutti? Ne possiamo uscire migliori? Io ci credo, brava gente, ne possiamo uscire migliori, qualunque cosa sia quello che ci accade, verso l'armonia, perché l'obiettivo deve essere l'armonia. I momenti difficili sono sempre disarmonici, una crisi familiare, un momento economico, no? C'è disarmonia, e invece uscirne migliore significa recuperare questa armonia. Non mi dite come fare, Parenzo, ma come facciamo? No, perché il vostro cuore sa, brava gente. Il vostro cuore sa, brava gente. Lo ripeto ancora, il nostro cuore sa come uscirne. Perché il Signore ci parla dentro. Perché il cuore è la risposta migliore a tutti i momenti difficili. Vegliate. Il Signore ci invita a non essere prede dell'intontimento umano, frutto di una vita distratta, di cuori appesantiti. Vegliare significa non dissipare, cioè stare attenti a non diluire, a non diluire la nostra umanità, a non diluire la nostra umanità. Mi fermo qui, brava gente. Poi avevo scritto l'ubriachezza è invece sintomo della perdita della nostra dignità. Siamo chiamati a vivere con senno, ponderando le nostre mosse, senza lasciarsi sopraffare degli affanni, sopraffare degli affanni. Concludo con una pennellata francescana che ci dice anche il come, se volete. Bruciava di fervore in tutte le sue viscere, San Francesco. Cioè, quando tu credi in quello che fai, allora non ti dissipi, non c'è ubriachezza e non ci sono affanni. Ripeto questa frase che dicevano di San Francesco. Bruciava in tutte le sue viscere per il corpo del Signore. Avanti, brava gente. Andiamo avanti, ok? Forti? Forti? Un grazie, 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 grande, grande, grande per i tanti auguri, tante carezze mi sono arrivate, tante carezze, tante, tante, tante carezze, brava gente. Vado ai saluti, Chiara, le figlie Francesca e Laura e i nipoti Vanessa, Riccardo e Lorenzo vorrebbero gli auguri di buon compleanno per Fiammetta. Fiammetta, un abbraccione forte, e ogni bene, vai. Poi la figlia Brunella e la nipote Laura, Laurina, vorrebbero gli auguri per i 65 anni di matrimonio dei genitori e nonni Bruno e Stella. Auguri, ogni bene, inondate di saggezza le persone che vi stanno vicino, ok? È un abbraccione forte. Maria vorrebbe gli auguri per il marito José che oggi compie gli anni. José, vedi tua moglie come ti vuole bene, avanti, tu fai bravo. Rosalba vorrebbe gli auguri per i suoi 60 anni. Rosalba da Palermo, un abbraccione, ogni bene. Allora vi saluto, brava gente, forti. Forti, forti, lo scriviamo tutti? Tutti quanti? Lo scriviamo? Perché chi veglia è forte, è attento, chi veglia è forte e attento. Allora scriviamolo tutti quanti insieme, brava gente, nei nostri commenti, sì, il popolo dei forti, 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 la brava gente, forte, 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 ok? Ogni bene, buonanotte brava gente, per chi si affaccia domani buona giornata. Vi ricordo, se mi dimentico l'email, enzo@buongiornobravagente.it. Va bene? Forte, vedo una bella notizia, il libro è sempre in classifica, è il secondo, è uscita stamattina, pubblicata da Avvenire, una gioia mai provata, un grazie a voi, un abbraccione forte.